Ciao a tutti, sono Roberto Martini e nel video di oggi vi dirò i miei 7 consigli fondamentali per affrontare la vostra prima maratona. Ma attenzione, secondo me questi consigli sono adatti anche a chi vuole affrontare la sua prima mezza maratona, la sua prima gara di trail o qualsiasi gara voi vogliate affrontare. Vediamoli insieme. Consiglio numero 0, questo non lo contiamo, non aver paura. Non dovete aver paura della distanza. Ad oggi vi sembrerà quasi impossibile poter correre per 42 km consecutivi, ma credete in voi stessi e nelle vostre capacità. Vedrete che piano piano nel corso della preparazione quei 42 km e 195 metri sembreranno sempre più alla vostra portata. E quello che ieri sembrava impossibile, con la costanza negli allenamenti, domani sarà realtà. Ora, passiamo al concreto. Consiglio numero 1, preparatevi in anticipo. Non aspettate l'ultimo minuto per preparare la vostra gara obiettivo. Spesso tante persone vengono da noi per essere allenati per una maratona che ci sarà solo dopo 1-2 mesi. E questo è sbagliatissimo. Datevi almeno 4 mesi, così da prepararla con calma, aumentando i chilometri gradualmente e con tutto il tempo, in caso di imprevisto, di poter rimandare in lungo alla settimana successiva. Questo, inoltre, ridurrà il rischio di infortuni. Consiglio numero 2, seguite un programma. Date un senso ai vostri allenamenti. Fate le cose con metodo e con criterio, con gradualità. Online esistono moltissimi programmi da seguire. In questo caso, per esempio, potete seguire i programmi di allenamento che trovate all'interno della mia applicazione My Personal Running Coach, dove potete decidere quanti giorni di allenamento a settimana potete fare e quanto tempo dedicare agli allenamenti. Ma ragazzi, non voglio farmi pubblicità. L'importante, secondo me, è seguire un programma che rispecchi il vostro livello attuale e le vostre necessità. Poi, consiglio numero 3, alimentazione. Abbiamo fatto un video specifico su questo argomento, ve lo lascio qui sotto in descrizione, ma il punto è che se volete correre a lungo senza cali di energia, dovete mangiare. Solitamente in gara o in allenamento si usano i gel. Sfruttate i lunghi in allenamento per capire qual è il gel adatto a voi. Alcuni possono darvi dei problemi e fastidi di pancia, altri possono non piacervi di sapore, altri sono un po' strani. Dovete provare, secondo me, varie marche per capire qual è quello più adatto a voi. In più, tenete presente che l'alimentazione durante la corsa è un qualcosa che può dare problemi e fastidi, ma è anche un qualcosa che si può allenare e migliorare con il tempo, quindi lavorateci su. Quarto consiglio, scarpe e abbigliamento. Se state affrontando la vostra prima maratona, puntate a delle scarpe protettive. Non cercate, secondo me, le scarpe per la prestazione. Andate in un negozio specializzato e fatevi consigliare qual è la scarpa più adatta al vostro corpo e al vostro stile di corsa. Anche qui siamo tutti diversi e con esigenze diverse. E collegato con questo, testate durante i lunghi anche l'abbigliamento che andrete ad utilizzare in gara. Perché magari un determinato capo di abbigliamento, dopo 2 ore di corsa, può darvi dei problemi di sfregamento o fastidi. A me, per esempio, succede con i pantaloncini corti da corsa, dopo un tot di ore mi inizio ad irritare in mezzo le cosce. E quindi in quel caso so che devo usare i pantaloncini quelli aderenti, lunghi quasi fino al ginocchio, così da prevenire lo sfregamento. Quinto consiglio, testa. Per correre a lungo ci vuole anche una buona mentalità, per affrontare le sfide e gli imprevisti che troverete lungo il percorso. Ma anche questo è un qualcosa che si può allenare e si può migliorare. Abituatevi a correre con il sorriso, ad apprezzare quello che state facendo nonostante la difficoltà. Quando arriva un momento difficile, pensate a tutte le cose belle che avete nella vostra vita. Guardatevi intorno e apprezzate il paesaggio. Pensate che è stato dimostrato che mantenere una mentalità positiva può addirittura migliorare le nostre prestazioni. Logicamente, per chi ha più esperienza, fateci sapere qui sotto quali sono i vostri consigli per un principiante che vuole affrontare la sua prima maratona o la sua prima gara. E magari raccontateci la vostra esperienza e gli errori che avete commesso. Fateci sapere qui sotto. Sesto consiglio, ritmo. Un consiglio che mi fanno spesso i miei allievi è: a che ritmo devo correre la mia prima maratona o la mia prima gara? Innanzitutto, durante i lunghi e con l'esperienza accumulata durante i mesi di preparazione, avrete capito qual è il giusto ritmo che il vostro corpo è in grado di tollerare sulla lunga distanza. In più, secondo me, per la prima maratona, il mio consiglio è quello di partire piano. Non fatevi trasportare dalla folla ad un ritmo che non è il vostro. E questo è un errore che succede spesso. Probabilmente meglio metterci 5 minuti in più e viverla bene che il contrario. Mentre invece,
per quelli che puntano un po' di più alla prestazione o comunque vogliono farsi un'idea del ritmo che possono tenere in maratona, potete fare per esempio una mezza maratona test 3-4 settimane prima della maratona e da lì ricavare la vostra proiezione teorica del ritmo che potete tenere in gara. Questa è una funzione che a breve, con i prossimi aggiornamenti, sarà anche disponibile all'interno dell'applicazione My Personal Running Coach. Poi il più importante di tutti è quello di non provare niente di nuovo il giorno della gara. Lo ripeto ancora una volta, non provate niente di nuovo il giorno della gara. Affrontate i lunghi in allenamento come se fossero dei test gara. Provate la colazione giusta per voi, quando farla, quanto tempo prima di iniziare a correre farla, cosa mangiare, trovate la vostra routine. E come già detto, testate l'abbigliamento giusto, l'alimentazione, le scarpe, anche le mutande. Tutto deve essere già testato e provato in allenamento. Anche i piccoli dettagli come la cena della sera prima è un qualcosa che va testato e ripetuto il giorno della gara. Questo vi permetterà di evitare spiacevoli imprevisti e di vivere la vostra esperienza al meglio. Consiglio bonus: prendetevi cura del vostro corpo. Mangiate bene, perdete quei 2 kg in più se necessario, fate stretching e potenziamento regolarmente, curate la tecnica di corsa. Tutto questo vi permetterà, primo, di migliorare le vostre prestazioni, ma soprattutto di vivere al meglio la preparazione e la vostra esperienza in generale nel mondo della corsa. Magari anche di prevenire qualche spiacevole infortunio che ci può stare ogni tanto. Bene, ragazzi, il video finisce qui, i consigli sarebbero ancora tanti e come già detto, chi ha più esperienza e vuole aggiungere qualcosa qui sotto nei commenti, scriveteci la vostra esperienza. Intanto io faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti quelli che stanno per correre la loro prima gara, la loro prima mezza maratona, la loro prima maratona. Divertitevi e cercate di viverla il più possibile con il sorriso. Se siete preparati non dovete aver paura, tranquilli, ve lo garantisco. Detto questo, come sempre, se avete trovato utile e interessante questo video, mettete un bel mi piace qui sotto per supportare il canale e se ancora non l'avete fatto vi invito a seguirci su Facebook, Instagram, Strava, ma soprattutto, ragazzi, andate a correre e realizzate i vostri sogni. Ciao ragazzi, buone corse a tutti!